Quali sono le competenze che deve avere un mentor per entrare in relazione con il suo mentee? Certamente l'ascolto attivo, il saper motivare, l'empatia, l'apertura mentale, la creatività. Facendo il mentor potrai approfondire, usare, migliorare diverse delle tue competenze, aiutare il mentee a chiarirsi le idee, a mettere a fuoco il suo progetto professionale. Orientare un giovane è una grande responsabilità ed è importante sentirla. Ciò che si ottiene in cambio è una soddisfazione, è una spinta motivazionale anche nel proprio lavoro. Per te sarà come aprire la finestra della tua vita professionale facendo entrare aria nuova. Le persone, soprattutto nei momenti di cambiamento, sono inconsapevolmente portate a cercare risposte, a cercare qualcuno a cui dare la responsabilità delle proprie scelte. È essenziale tenere presente questo aspetto per evitare di sentirsi chiamati a offrire soluzioni preordinate. Certamente potrai portare la tua esperienza, ma ricordati che è la tua. E se vuoi aiutare il mentee, devi responsabilizzarlo, ascoltarlo certamente, cercando di uscire dai tuoi schemi e dai tuoi vissuti personali. La prima cosa da fare è creare una relazione collaborativa e un clima di fiducia. Cosa non fare? I cinque comandamenti della comunicazione efficace. Prima di tutto, non valutare. La valutazione è un giudizio, un'opinione morale. Hai fatto bene? Hai fatto male? È giusto? Si dovrebbe? L'ascoltatore filtra le informazioni attraverso il suo sistema valoriale, affrontando così una relazione che si interrompe immediatamente e creando un sentimento di inferiorità, ribellione o addirittura senso di colpa. Non interpretare, non cogliere nel discorso ciò che è essenziale per te. Per l'emittente, in base al suo vissuto personale. In questo modo la realtà viene distorta e l'interlocutore si sente incompreso perché non viene valutata la sua dimensione. Quindi fai così perché, poiché alla base di questo c'è. Questa è interpretazione. Non sostenere. Non solo non è opportuno il giudizio negativo, ma neanche quello positivo. Quindi non ti preoccupare, succede a tutti, è normale. Un atteggiamento di benevolenza, di incoraggiamento, un voler consolare non responsabilizza la persona e può provocare un atteggiamento passivo e potrebbe anche creare una sorta di dipendenza del mentee dal mentor. Non dare soluzioni. Nel contesto di una relazione di orientamento siamo portati a dare soluzioni. In questo senso, questo è il punto più difficile. Come mentor sei un esempio da seguire e sei nella posizione di chi dà consigli. Sarà fondamentale trovare un equilibrio e non fornire soluzioni che siano tue. Perché questo potrebbe creare dipendenza, opposizione, ansia da prestazione. Potresti fare così, perché non? Al posto tuo io farei? Non investigare. Le risposte indagatrici, diciamo, orientano il flusso comunicativo. Quindi fai poche domande e possibilmente aperte. Per esempio, cosa ti ha portato a contattarmi? Quando immagini il tuo futuro, in che ambiente lavorativo ti vedi? Ti piacerebbe fare un lavoro che ti permetta di? In cosa ti senti bravo? Cosa ti è piaciuto di più di quello che hai studiato? Altre barriere alla comunicazione
possono essere la distrazione, quindi il cambiare argomento, il consolare, il minimizzare, fare complimenti, approvare in maniera immeritata e anche ovviamente giudicare, disapprovare, criticare o tentare di persuadere o dare soluzioni già pronte. Allora, abbiamo parlato di domande aperte. Sono assolutamente da evitare le domande chiuse, quelle che prevedono risposta sì, no. Evitare anche quelle che iniziano con il perché, come mai. Perché se io ti chiedo come mai vuoi fare questo lavoro, questo implica un giudizio. Invece le domande aperte lasciano la persona libera di esprimersi. Cosa ti aspetti di ottenere da questa esperienza? Ci sono domande che vorresti pormi? Le domande aperte iniziano spesso con cosa o come. Quindi adesso parliamo di cosa fare. Le risposte di facilitazione. Questo vale in generale in una relazione collaborativa alla pari. Per mantenere un atteggiamento di accettazione dell'altro, si deve partire da un presupposto. Il presupposto è che l'altro è una persona a sé, che è totalmente libera di essere quello che è. Per poter comunicare questo, bisogna prima di tutto esserne convinti. Comunicazione efficace. Allora, l'ascolto a vari livelli. A un primo livello è ascolto passivo, cioè ascoltare in silenzio, senza interrompere, senza distrazioni, telefonini o guardare l'orologio, prestare attenzione a ciò che l'altro dice, e questo è il minimo. Messaggi di accoglimento, cioè mantenere lo sguardo attento, la postura leggermente protesa verso chi parla, fare scene di assenso, sorrisi, senza esagerare, in modo tale da comunicare anche con il corpo l'ascolto. Inviti calorosi, incoraggiare ad approfondire, annuire, invitare a proseguire la conversazione. Il livello più profondo, dell'ascolto è quello dell'ascolto attivo. L'ascolto attivo è un centrare la comunicazione sull'altro, ascolto comprensivo e saper osservare non solo ciò che l'altro dice, ma soprattutto come lo dice e anche ciò che non dice. Come si fa? Si riformulano i concetti e si fa un rispecchiamento degli stati emozionali. Quindi, prima di tutto, riformulare. Si riformula quello che è stato detto senza aggiungere contenuti personali, e mantenendo sempre il dubitativo. Quindi, se ho capito bene, mi stai dicendo che? Mi pare di capire che? A cosa serve questo? A cosa serve riformulare? Serve a verificare di aver capito. Comunicare rispetto, comunicare interesse. La persona a questo punto sarà sicura di essere stata compresa e avremo iniziato a creare una relazione di collaborazione e fiducia. Durante un colloquio in presenza è molto utile per l'altra persona anche il rispecchiamento, cioè osservare come lo dice, quali sono i cambiamenti anche nella postura e nel corpo. Vedo che quando parli di questa cosa, sorridi. Rispecchiare questo fa sentire la persona non solo ascoltata, ma proprio davanti a uno specchio. Spesso i ragazzi, dicono di non avere obiettivi professionali, di non avere un'idea precisa. Molte volte però non è così. È la paura, è il pensiero della crisi, di tutto quello che non va, che li porta a dire mi va bene tutto. In realtà non gli va bene tutto e osservandoli parlare delle opzioni, del loro futuro, spesso si riesce a intuire qual è la strada che vorrebbero intraprendere.
È importante restare sempre sul dubitativo, perché è un'idea che uno si fa, no? Quando parli di questa cosa, vedo che la tua postura si chiude. Questo mi fa immaginare che per te questo momento sia duro, questo argomento sia difficile. Tutto qui non si interpreta, ovviamente. I presupposti di un processo di aiuto, quando ci si trova in una relazione di aiuto, sono empatia, accettazione positiva incondizionata e congruenza. L'empatia è il sentire il mondo dell'altro come se fosse il proprio, senza caderci dentro, quindi mantenendo la propria identità. L'accettazione positiva incondizionata è l'accettazione di ciò che l'altro dice senza giudizio. Questo anche è importante. Ognuno di noi ha i propri valori, per esempio i propri valori lavorativi, ma quando si parla con il mentee, bisogna rispettare i suoi. Quindi, il suo obiettivo, il nostro obiettivo insieme, è che lui vada verso la sua strada, i suoi obiettivi. E per questo ci vuole una grande apertura mentale. Congruenza. È utile durante un colloquio restare anche consapevoli di sé e di ciò che succede in noi, quindi ascoltarsi. Ho deciso di mettere questa citazione di Carl Rogers perché ci sono persone particolarmente difficili da aiutare. E sono quelle che hanno il cosiddetto locus of control esterno, cioè quelle che imputano ciò che gli accade agli altri. Esempio, non ho buone conoscenze della lingua inglese perché all'università non ce l'hanno insegnato bene. Oppure, nessuno mi ha informato che questa competenza era utile. Quindi un presupposto di base per una relazione che poi sia efficace è un locus of control interno, cioè che il mentee si senta responsabile delle sue scelte. Quindi le competenze di ascolto, sono qui, riassunte. In conclusione, prima possibile è opportuno declinare un obiettivo SMART, che sia quindi specifico, misurabile, raggiungibile, realistico, circoscritto nel tempo. Già dal primo incontro è opportuno chiedere e chiedersi cosa si vuole ottenere e definire l'obiettivo e le aspettative del mentee, anche per aggiustare il tiro se necessario. Bisogna costruire delle ipotesi professionali basate su un concreto matching tra il piano ideale e il piano della realtà. Questa è sempre la mia priorità. Credo che si debba lavorare su quello che c'è. Quindi la prima cosa da fare è mettere in luce i punti di forza. Aprire la cassetta degli attrezzi, metterli in ordine, osservarli, sapere su cosa si può contare. Il mentee dovrà domandarsi cosa vuole fare, cosa sa fare, cosa gli piace, cosa vorrebbe imparare a fare. Il ruolo del mentor, più che quello di dare consigli, dovrebbe quindi essere quello di far vedere nuove e diverse possibilità. Anche se fosse solo questo mobilita desideri e ambizioni.